No, Esatto. cioè, ma la Roma sì, ma è normale, cioè, ma di che stiamo parlando? Sono 26 milioni, cioè, nel senso, stessimo parlando di un buco di 100 milioni, cioè la Cioè, Roma non c'è la quindi spesa. Vallotta viene e copre i 26 milioni con un aumento di capitale. Ma Pallotta, cioè, nel senso, a parte che l'aumento di capitale già l'ha fatto qualche mese fa, e quindi insomma non è che ogni 6 mesi la Roma deve fare l'aumento di capitale, ma poi 26 milioni di euro li copri con gli sponsor, con gli introiti, che comunque gli introiti del merchandising stanno salendo. La Roma ha un accordo di 10 anni con la Nike. C'è una partnership con la Disney, ma poi 26 milioni, ma di che stiamo parlando? Cioè, praticamente sono un giocatore, due giocatori, cioè, se Destro riesce a vendere bene, hai coperto qua, tra lui e lo stipendio che prendeva, hai quasi coperto i 26 milioni. Ti levi dalle scatole Borriello, ancora di più colmi un buco del genere. Cioè, quando si parla di calciomercato, c'è l'Inter con Moratti che è andato avanti per anni a comprare giocatori spendendogli l'ira di pagando l'ira di Dio e tenendosi tutti con buchi di no, decine di centinaia di milioni di euro, e nessuno ha detto niente. Ma infatti è uscito adesso fuori proprio la situazione del fair play finanziario, quindi tanto poi alla fine tutti i nodi tornano al pettine, come si suol dire. Sì, ma anche la Roma è stata così attenzionata, diciamo, dalla FIFA, però sinceramente di che parliamo? L'Odito che dice, ma l'Odito si è preso una società che a picco ha rateizzato un debito per quasi 30 anni e poi dopo viene a dire alla Roma che c'ha 26 milioni di buco. Ha preso la società con i Cioè, soldi pubblici, non ce lo scordiamo, eh. presa con i soldi pubblici, salvata perché come No, quando mandato in Serie C salvata sicuramente meno come sarà salvata dalle banche la Roma, però in una società capitalistica l'Unicredit è al diritto di scegliere chi salvare, ha voluto salvare la Roma perché pensa che il prodotto quindi io non me ne strappo i capelli, insomma, però insomma infatti, capito, lo c'è dico, anche però un'ombra capito. nera sul salvataggio della Roma, un'ombra, una bella macchia a livello morale, sia chiaro, a livello di regole del mercato è tutto legittimo, è giusto così, però insomma dobbiamo sempre ricordare che tutto questo però è frutto di un sistema calcio italiano che era marcio all'epoca quando tutti i grandi campioni erano in Italia e poi continua a essere marcio adesso, no Valerio? Quindi poi alla fine No, non ma è che la Roma è continua ad la dama esserlo. bianca della No, cioè, no, non assolutamente, trovi. ma continua. No, ma assolutamente continua ad esserlo, continua ad esserci delle politiche calcistiche, insomma, abbastanza allegre, e le squadre in Italia e in Europa continuano magari ad andare oltre le proprie possibilità. Penso adesso, soprattutto in Europa piuttosto che in Italia, visto che le risorse sono abbastanza poche. Però tornando, perché se no veramente Non c'è più Valerio. Vai e vieni. vai bene Valerio stasera. Pronto? Basta anche parlando. Cioè, Ecco. che l'Odito ci viene a dire che abbiamo 26 milioni di euro. Cioè, No, no, infatti sembra da te il veramente. pulpito viene, insomma, ecco. No, ma poi nell'ambito proprio a cui abbiamo fatto tutto questo discorso, cioè di quanto spendono certi club, di quello che è stato fatto in passato, cioè 26 milioni veramente è come se io mi perdo 10 euro per strada. Cioè, Certo. io la vedo così. Mi dispero comunque, perché 10 euro sono 10 euro, però insomma no, Senti, ce la farò. tu dicevi prima eliminare, insomma, l'anno prossimo l'incasso dei soldi di Destro col relativo elimino dell'ingaggio, eliminare l'ingaggio oneroso Boriello. di Boriello, eliminare anche l'ingaggio oneroso di un ultra trentenne come De Rossi per prendere un calciatore da 30 milioni di euro con 8 milioni di euro di ingaggio come Dzeko che ti fa vincere Ah, qualcosa? De Rossi io in realtà non lo stai aggiungendo tu, diciamo, No, a De no, lo Rossi. aggiungo Io lo io, ecco, volevo aggiungo. sapere che ne pensavi. Appunto. No, guarda, sinceramente, allora, De Rossi casca bene, mi ha dato l'assist, perché proprio oggi ha fatto una dichiarazione a Roma TV
a me sinceramente non è che mi sia piaciuta tantissimo, infatti credo forse che se ne parlerà o comunque gli verrà rinfacciata, perché ha detto vabbè, la Roma, la scelta di vita, vabbè, tutte cose che comunque ha detto abbondantemente. Poi ha detto voglio vincere lo scudetto, voglio vincere qualcosa con Garcia, e dopodiché voglio coronare il mio sogno fin da bambino, che è quello di giocare a calcio in America. Vuole finire la carriera nei Sudditi, quindi una cosa già differente rispetto a quello che sta facendo Totti, che ha simulato tutta la sua vita, la sua carriera per la Roma, a Roma, e concluderà la sua carriera a Roma e diventerà poi anche dirigente, quindi non è che se ne va a 40 anni a giocare in ciabatte in Qatar, ma rimane a Roma a fare dirigente. E questa cosa detta da De Rossi in questo momento, con tutte le polemiche che ci stanno sempre, che ricicciano fuori su di lui, su quanto prende, sul fatto che non se li meriti e via dicendo, non mi sembra la Roma una genialata. Poi magari sono l'unico a pensarla così, sbaglierò, sarò esagerato, però dire in questo momento anche una cosa che può non essere niente di grave, cioè vinco la Roma e vado negli Stati Uniti, però il tifoso affezionato, il tifoso che pensa che tu sia il capitano futuro, che poi Corello, con Totti davanti, capitano futuro, sono 10 anni che è capitano futuro, quindi non ci diventerà mai, sinceramente non lo so, io avrei evitato, cioè avrei parlato d'altro, però questo ovviamente significa che io adesso voglia che quest'estate per tutti vada via, cioè a me non... Io penso che li meriti i soldi che prende, forse dovrebbe forse essere un po' più costante nelle prestazioni, però non è se è con l'ingaggio suo risparmiato che poi vai a prendere Dzeko. Però certo, Dzeko sì, cioè, come giocatore insomma, è un profilo che a me piace, ieri l'abbiamo detto alla Tana, l'abbiamo detto anche altre volte, un centravanti che io ritengo completo, l'unico ostacolo, non costerebbe neanche tantissimo il cartellino. Credo, l'unico ostacolo è quello che prende, cioè non che prende in Inghilterra 8 milioni netti, ma perché dovrebbe venire in Italia a prenderne 5 o 6? Certo. Insomma, certo, però, certo. La differenza è poca tra 5, 6 e 8, però insomma no, cioè, ancora giovane Dzeko, è già differente per esempio da un Ibrahimovic che se dovesse tornare in Italia non potrebbe pretendere 18 milioni di euro l'anno, 15 milioni di euro l'anno, dovrebbe dimezzarsi lo stipendio, ma probabilmente uno come Premier ce lo farebbe perché ha 33-34 anni. Insomma, lo prenderesti Ibra per la Roma? Guarda, Ibra e Balotelli sono due persone, sono due personaggi che stanno tra i canceriali, ovviamente che io detesto, ma come un po' tutti, però e tra l'altro Ibrahimovic è anche molto peggio perché lui è veramente un criminale, però è un criminale che sa giocare a pallone. Io ho sempre detto Ibrahimovic, se avessi iniziato a giocare a pallone adesso sarebbe il capo della mafia balcanica, perché quello sarebbe stato il suo destino, sarebbe tornato dalla Svezia e avrebbe aperto succursale della mafia balcanica, perché quello è il personaggio, però è un grandissimo calciatore, cosa che non è Balotelli, quindi almeno per quanto mi riguarda, quindi lui è uno che da solo di capisce. Cioè, se la Roma ci avesse la possibilità di fargli un anno di contratto, ovviamente tenendosi in contra, io penso che ci divertiremmo veramente, veramente male. Va bene. Allora, grazie a Valerio Valeri. Poi, insomma, noi ci risentiamo domani invece in un'altra veste, domani pomeriggio, sì. e ricordiamo però, ritorna martedì ore 21 la Tana dei Lupi. Esatto, torniamo al giorno canonico. Va bene, grazie. Grazie a voi, ciao a tutti. Ciao, buon weekend. Ciao, buona serata. Bene, ragazzi, ne abbiamo sviscerate di cose. Che ne pensate di questa cosa? Diciamo prima, l'Inter pure in questa situazione che non si sa come trovare i soldi, i prestiti eccetera eccetera, e comunque poi alla fine poi ci sono dei problemi. Io ancora non riesco a capire, è vero che Sabatini, come ha detto il nostro caro Valerio, sta facendo
un'operazione degna dai migliori manager di Wall Street per portare a casa questo giocatore dal Chelsea. Come no, poi ci dirà Federico, questo acquisto croato preso praticamente quasi a zero da parte dell'Inter. Ma io mi chiedo, ma è possibile che questi giocatori, se erano fenomeni a casa loro, erano titolari e già giocavano, erano stati acquistati da altre squadre? Il Chelsea si dà via un giocatore buono, forte, cioè io non 17 milioni di euro li spenderei, li metterei per comprare magari qualche deluso delle grandi squadre, esatto, che vuole andare via. Sai qual è il fatto, Max? È che ormai si fanno solamente prestiti, di diritto di riscatto, prendo oggi, pago domani, questa è la formula che funziona ormai così in Italia. Però a me questa notizia di Salah, che è da confermare, sinceramente non so adesso fino a che punto, perché comunque, insomma ragazzi, è un giocatore che fa panchina al Chelsea. Tutti questi milioni secondo me sono anche sprecati per un giocatore che insomma del talento di Salah, che potrà essere come Mito, ma ricordiamo bene Mito poi che fine ha fatto, quindi questi giocatori nordafricani che lasciano il tempo che trovano. E sinceramente se fossi in pallotta ci penserei un secondino, più che altro per non creare poi scontento in una tifoseria, una piazza così calda che già sta cominciando a rumoreggiare. Sì, esattamente, questo sono d'accordo con il nostro Pampa. Davide, senti, ma insomma, possibile che si 17 milioni eventuali, oppure non c'era un giocatore migliore, non si poteva aspettare e puntare tutto su questo gruppo? Io sto vedendo che Mourinho, ogni volta che gli si mette gli si sta mettendo vicino un giocatore in questo calciomercato invernale, diventa paonazzo e urla che non vuole vendere, non vuole comprare nessuno. Questo significa che crede molto in questo gruppo del Chelsea, che ha plasmato a sua immagine e somiglianza. Lui dichiara adesso, prendo lo spunto da questa cosa, no, Cuadrado inadatto, cioè stiamo parlando di Cuadrado, non stiamo parlando di questo di Salah, come si chiama questo Salah, giocatore, ecco. Il Chelsea non compra e non vende, dichiara Mourinho. Ecco, forse non era il caso che questo gruppo giallorosso rimane fino alla fine della stagione questo, e si tenta di fare bene con questo. Sì, guarda, sono d'accordo. Se devi comprare, magari io comprerei un terzino sinistro o un grandissimo centravanti, se dovesse arrivare come colpo di mercato, no? Che non è facile. Ma spendere 17 milioni, anche se virtuali per adesso, per un ruolo che alla fine è già coperto, metti pure il resto della squadra nelle condizioni di dirsi: ma scusa, allora non crede in noi, va bene Mourinho, allora dire chiude le porte in faccia a tutti, c'ho il mio gruppo, credo in lui e me li tengo stretti. Perché ogni volta che viene un giocatore, l'altro comincia a dire: ok, ma per me adesso ci sarà meno spazio, quest'altro è stato pagato, quindi lo faranno giocare per forza, non compreranno uno anche se in prestito con diritto a 17 milioni per poi non mostrarlo in campo. Quindi sì, è un'operazione secondo me pericolosa, anche solo parlarne così tanto può destabilizzare ancora di più il gruppo. È vero. Va bene, allora andiamo nella pausa musicale, poi passiamo il Tevere e parliamo di Lazio-Milan con i nostri amici, ovviamente, del nido delle Aquile. No, che ne dite? Almeno sì. Andiamo, sì. Io stavo cercando, eccolo, vabbè, l'ho trovata, va bene. Vediamo questo serata, big match di questa domenica, che serata da U2. Questo sabato sera, se non sì, è... sì, esatto. sì, esattamente. Vai, sentiamo, cominciamo a sentire gli U2 e poi sentiamo Marco Misseri. Every Breaking Way? Molto bene, bellissimo.